Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, finalmente a gran voce vi mostrerò come realizzare questo tipo di effetto qua sulle vostre immagini. Ok? Me l'avete chiesto in tanti, è un tipo di effetto che dà un'atmosfera quasi onirica alle nostre foto. E va molto di moda su Instagram, vi piace molto, ho visto. Crea questo effetto wow quando uno guarda la foto, che è molto potente e appunto è molto apprezzato. Ora, chi mi segue su Instagram saprà già che da tempo ho abbandonato questo tipo di lavorazione qua degli scatti. Sono tornato, diciamo, ad un tipo di lavoro molto più tradizionale, più purista, più rispettoso delle immagini. Però, siccome non ho più alcun riserbo di tenere questo tipo di tecnica o i segreti che essa comprende, diciamo, per me, ho deciso di condividerla con tutti voi anche per mostrarvi i motivi poi alla fine che mi hanno, diciamo, portato a prendere questa decisione qui. Quindi questo video alla fine del video faremo anche una riflessione su questa cosa qua. Però bando alle ciance, vediamo subito come ottenere in maniera facile, veloce e soprattutto gratuita questo tipo di effetto qui. Allora, io qui ho preparato alcune immagini per voi. Ecco, questa qua è un prima e dopo, da cui partiamo già da una base abbastanza buona, perché come vedete abbiamo uno sfondo bello staccato con bei colori e bella luce di lato, insomma, quindi tutto molto semplice. E poi ho preparato anche un'altra foto un pochino più con uno sfondo un po' più disordinato, un po' più caotico. Vedremo come arrivare a questo tipo di effetto qua ancora. Partiamo subito. Allora, la prima cosa che andiamo a fare è duplicare il nostro livello. Io lavoro sempre su livelli separati, quindi con Ctrl J o Command J, io ho il Mac, ok? Quindi andiamo a duplicare il livello e andiamo a creare un livello di riempimento vuoto con livello nuovo, livello, colore qua impostate nessuno, quindi un livello trasparente e lo lasciamo qui. Ora, prima di farvi vedere tutto, vi vorrei far tenere a mente che questa tecnica qua prevede essenzialmente pochi passaggi, che sono la creazione di una sfumatura dal fondo della nostra immagine per creare questa, diciamo, atmosfera, questa sfocatura alla base dell'immagine, e poi andremo a creare un punto luce e infine andremo a scurire la foto e applicare il cosiddetto dodge and burn, o più semplicemente in italiano scherma e brucia. Quindi andremo a creare delle pennellate di luce sul soggetto per far risaltare i dettagli dello stesso, insomma. E vediamo subito, partiamo con la creazione della nostra sfumatura. Quindi andiamo a selezionare lo strumento sfumatura qua sulla sinistra e qua mi raccomando, deve essere impostato con la sfumatura lineare e sul metodo di riempimento qua praticamente abbiamo selezionato il secondo quadratino qua che è dal colore di sfondo al trasparente, ok? Quindi noi con il color picking andiamo a selezionare il nostro colore di sfondo che vogliamo dare per la sfumatura. Di solito utilizzo dei grigini, utilizzavo dei grigini. Quindi questo qua per esempio può andare bene e magari possiamo aggiustarlo leggermente qua sulla tavolozza, lo rendiamo un pochino più neutro spostandoci a sinistra e poi con la sfumatura partendo da sotto, da fuori dall'immagine, lo strumento sfumatura lo andiamo a portare sulla nostra foto. Ok, quindi abbiamo già creato questa sfumatura di base, magari possiamo creare anche un altro passaggio se la vogliamo un po' più intensa. E abbiamo creato la nostra sfumatura. Come vedete già l'immagine cambia radicalmente. In seguito uniamo i livelli. Se questa modifica ci è piaciuta, quindi unisci i visibili e andiamo a riduplicare il livello. Quello che adesso andiamo a fare è la creazione del punto luce. Il modo più semplice per creare il punto luce è creare un altro livello vuoto, livello nuovo, livello, sempre trasparente.
e con il pennello, lo strumento pennello, andiamo a selezionare il bianco sulla nostra tavolozza. E il pennello lo impostiamo con la durezza allo 0%, quindi molto soffice, molto sfumato, e la dimensione è una dimensione abbastanza grande, ok? Adeguata insomma a quello che vogliamo fare, il punto luce, tra virgolette. Ecco, una cosa del genere può andare. E premiamo il tasto sinistro del mouse e otteniamo appunto questo pallocchio bianco qua. Quello che andiamo a fare adesso è con Command T, dovrebbe essere Control T su Windows. Creiamo questa, ci si apre questa finestra di trasformazione del nostro punto bianco, che lo possiamo sostanzialmente muovere come ci pare. Quello che vado a fare adesso è togliere questo simbolo della catena qua, così che possa, diciamo, trasformare il punto di luce come voglio. E vado sostanzialmente ad applicare il punto luce nel punto in cui originariamente vedo la luce dello scatto originale, praticamente da dove proveniva la luce dello scatto originale. Ok, quindi in questo caso a sinistra. Quindi vado a mettere il punto luce qua. Lo allargo bene bene in modo che sia più diffuso possibile. Ok. Lo posiziono nel punto in cui mi piace di più. E poi clicco su questo cursore qua, così finisco la mia trasformazione. A questo punto andiamo di nuovo ad unire i livelli. Unisci visibili, livello unisci visibili e lo riduplichiamo. Ora, quello che andremo a fare è scurire la nostra foto per permetterci poi di lavorare, di dare questo effetto vignettatura molto spinta e di creare queste pennellate di luce. Quindi facciamo immagine, regolazioni, luminosità, contrasto. Guardate bene, questa è una tecnica che ho perfezionato negli anni e secondo me questo è il modo più veloce per farla, più semplice, però poi insomma se avete delle alternative potete applicarle per giungere allo stesso tipo di risultato come volete, insomma questo vi faccio vedere semplicemente come facevo io. Quindi quello che andiamo a fare è abbassare la luminosità in maniera spinta, diciamo anche di un 40% in questa maniera. E poi quello che facciamo è semplicemente dal nostro livello qua che si è creato più scuro, vedete? Quello che facciamo è semplicemente con la gomma, impostata sempre con le impostazioni del pennello, con una durezza molto bassa e una dimensione, diciamo, adeguata, andiamo a cancellare l'oscurità da dove non ci interessa. Quindi in questo caso all'inizio partiamo dal punto luce proprio. Qua magari l'opacità del 100% è un po' troppo spinta, quindi sarebbe troppo dura come regolazione, quindi andiamo ad abbassarla un pochino e andiamo a cancellare la nostra luce qua piano piano. Ok. Lavorate sempre di opacità e andate a, diciamo, cancellare la luce. E poi in seguito andate a, sempre con la gomma, a cancellare la luce anche sul soggetto, ok? Quindi per dargli tridimensionalità. Man mano che andate verso le zone più scure, vi consiglio di abbassare l'opacità della gomma. Ok. E poi, per finire, andiamo a con lo strumento schermatura, selezionato con un'esposizione qua su intorno al 14%, andiamo a dare dei colpi di
Ovviamente, scusate, prima dobbiamo unire i livelli. Lo riduplichiamo. E andiamo a dare dei colpi di luce qua, specialmente sull'occhio, che di solito è la parte più abusata. Andiamo a dare dei colpi di luce qua. Insomma, sulle piume dove ci interessa. Ok, quindi sostanzialmente noi siamo qua. Praticamente a questa foto ci è rimasto da fare solo il denoise, che non vi faccio vedere in questo video per motivi di tempo. Però quello che cioè, sostanzialmente basterebbe solo fare il denoise e apporre la firma, perché la nostra foto è praticamente bella che è finita. E praticamente siamo partiti da. Qua non va più la storia, non so perché. Scusate ragazzi, purtroppo mi è crashato il programma, non so per quale motivo. Comunque, l'effetto finale che otterremo una volta che abbiamo fatto il denoise e a posto la firma, insomma, più o meno questo qua. Quindi, ricapitolando, abbiamo sostanzialmente aggiunto la sfumatura alla base, aggiunto il punto luce, scurito la foto sul livello superiore e cancellato, diciamo, le parti scure, quindi dal punto luce prevalentemente, e abbiamo ripassato, tra virgolette, i contorni e alcune parti del soggetto con la schermatura. Ok, quindi sostanzialmente questo è in maniera estremamente semplice, come avete visto, come si fa ad ottenere questo tipo di effetto qua. Ora vi faccio vedere la stessa lavorazione su un altro tipo di immagine. Quindi abbiamo una base di partenza che è questa qua, e andremo, questo lo possiamo chiudere, andremo da questa immagine ad ottenere un risultato del genere. Ok. Punto luce, addirittura qua abbiamo anche introdotto una sfocatura, una leggera sfocatura sullo sfondo per permettere al nostro soggetto di risaltare in maniera maggiore. Ok, allora, quindi quello che andiamo a fare anche in questo caso, vediamo come muoverci, sostanzialmente è tutto uguale se non per il fatto che andremo ad introdurre la sfocatura. Andiamo a duplicare il livello e ancora una volta creiamo il nostro livello vuoto. Con lo strumento sfumatura, scusate, prima con il color picking, andiamo a prendere sempre uno dei colori di sfondo, in questo caso dei colori di solito scuri, questo verdino qua. E lo portiamo qua a sinistra su un colore più tendente al grigio scuro. Ok? Sempre con lo strumento sfumatura, partiamo da fuori della foto e tracciamo la nostra sfumatura. In questo modo. La possiamo ripassare ancora un po'. Come vedete già la sfumatura dà molto all'immagine. Uniamo i livelli. Lo duplichiamo ancora. A questo punto andiamo ad introdurre una leggera sfocatura. Filtro sfocatura, controllo sfocatura. Molto leggera. Ok. Così dovrebbe andare bene. 4 pixel, insomma, 3,8. E quello che facciamo adesso è andare a cancellare essenzialmente con la gomma la nostra sfocatura. Ok, quindi come vedete abbiamo aggiunto una piccola sfocatura che aiuta a creare questa atmosfera nello scatto, e uniamo di nuovo i livelli. A questo punto guardiamo la nostra immagine e ci rendiamo conto che la luce in questo caso viene da destra,
E quindi andremo a inserire il nostro punto luce, sempre con il pennello. Prendiamo il colore bianco. Pennello sempre con durezza 0 e dimensione grande. Sul livello creiamo ancora una volta il livello vuoto. E mettiamo il nostro punto bianco, che con Command T o Control J, come vi ho già spiegato, andiamo a trasformare. E lo mettiamo alla nostra destra, appunto, alla destra delle nostre foto, creando questa luce che entra, che per carità è molto bella, però ecco, non c'era. Uniamo ancora i livelli. Infine, quello che manca sostanzialmente è lo scurire la nostra immagine, ok? Per fare lo schermo a brucia, il dodge and burn. Valori tonali, no, scusate, luminosità contrasto. Ancora una volta andiamo, in questo caso magari basta fermarci intorno al 29-30 come valore, vediamo, ok, e andiamo di nuovo a cancellare con la gomma, con un'opacità intorno al 60%, la luce, cioè scusate, la parte scura dal nostro livello superiore. Andare ad enfatizzare ulteriormente la luce ed infine andiamo a togliere, cancellare anche un po' dal soggetto, ok? Quindi cancellando la parte scura dal livello superiore, ovviamente noi andiamo a creare la luce, è come se usassi il pennello sul nostro soggetto. La togliamo anche un po' da qua. Scusate. Ed ecco qua il nostro risultato finale. Basta solo la firma, un po' di denoise finale ed eccoci qua. Quindi, come avete visto, siamo partiti da un'immagine così e una volta applicata la firma, il denoise e tutto, otterremo un risultato di questo tipo qua. Qua, sono stati poi successivamente anche aggiustati un po' il bilanciamento del colore. Utilizzato ancora la schermatura, questa qua, lo strumento scherma qua sul soggetto per andare a dare ancora più luce, ok? Quindi faccio, cioè, più o meno quello che si fa è si passa lo strumento scherma sopra il soggetto, in questo modo si dà luce anche poi qua potete scegliere voi quanto, c'è chi veramente ci va giù in maniera molto pesante, in modo che alla fine il soggetto sembra quasi una figurina, ma non credo che questo sia il vostro intento. Comunque, ecco qua, cioè, nel senso, quello che avviene sostanzialmente è questo. Molto semplice, come avete visto, molto rapido, prevede alcuni passaggi che sono un pochino stereotipati, sono sempre quelli e ci portano ad ottenere il nostro risultato finale. Ora, nel caso in cui voi vogliate, diciamo, aumentare la sfocatura del vostro sfondo ancora di più, quello che dovrete fare è sostanzialmente, per evitare artefatti di contor diciamo contorni che si possono creare, è creare una, diciamo, staccare il soggetto dallo sfondo. Ok, quindi andremo a creare una selezione del nostro soggetto. Questo si fa per evitare artefatti quando il background lo volete sfocare ancora di più. Per evitare artefatti andremo a selezionare il nostro soggetto. Ok. Dovrete essere molto precisi, quasi al peletto, insomma. Ecco
Qua utilizzo il lazo e la selezione rapida come strumenti. Parto dall'assunto che voi sappiate già cosa sono il lazo e la selezione rapida. Quindi andiamo, ecco, a selezionare un po'. Io ovviamente qua adesso per motivi di tempo non posso essere troppo preciso, l'importante è che capiate il concetto. Quindi qua ci sono questi arbusti qua, che come vedete sono davanti al soggetto. Quello che dovremmo fare è selezionare anche questi in maniera manuale. E qua è abbastanza laborioso, però se volete creare un effetto credibile alla vostra immagine lo dovete fare, perché altrimenti verrà un pastrocchio. Si tratta di perderci un pochino di tempo e pazienza. Ok. Quindi, dopo aver passato un'era geologica più o meno a creare la nostra selezione barra scontorno di tutti i rametti che stavano e arbusti che stavano davanti al soggetto, quello che andiamo a fare è sistemare la nostra selezione. Quindi facciamo selezione, modifica, sfuma, la rendiamo un pochino meno dura, sfumato un pixel, e poi selezione, modifica, sfuma. Contraiamo di un pixel. Ora andiamo a salvare la nostra selezione con seleziona, selezione, salva selezione. Anzi, lo chiamiamo soggetto. E con Command J andiamo a duplicare la selezione sul livello vuoto. Ok? Quindi sostanzialmente ci ritroveremo con un livello superiore con solo la nostra selezione. Ora, quello che facciamo è togliamo la visibilità a livello superiore, ci spostiamo su quello sotto e andiamo a ricaricare la nostra selezione. Dopodiché, in questo caso, se io, giusto per farvi capire, applicassi la sfocatura a tutto, cioè se io applicassi la sfocatura a tutto il soggetto, cioè a tutta la foto, senza fare una selezione, quello che succederebbe sarebbe che mi andrebbe a sfocare anche i bordi, una sfocatura spinta mi andrebbe a sfocare anche i bordi, ok? Quindi si creerebbe un artefatto di contorno molto fastidioso, ok? Perché anche se voi selezionate solo il soggetto, cioè diciamo diventa, come dire, impossibile essere precisi e creare un effetto realistico. Non so se mi spiego. Cioè, vedete che rimane tutto il contorno del soggetto qua. Ok? Quindi, questo era giusto per farvi capire. Torniamo a noi. Avevamo ricaricato la nostra selezione. Abbiamo sul livello superiore lo scontorno pronto. E quello che andiamo a fare è sul livello sotto è ampliare la nostra selezione con selezione modifica espandi di circa 20 pixel. Dopodiché facciamo modifica riempi in base al contenuto, in modo tale che ci andrà a cancellare il soggetto. Eccolo qua. Così non abbiamo più il problema. Ora andiamo a duplicare ancora il livello, vedete qua, e siccome io mi sono creato il livello sopra con il nostro bel ritaglino, posso avere il soggetto separato dallo sfondo e quindi lo sfondo posso andare a sfocarlo come mi pare. Quindi, una volta che abbiamo tutto bello e pronto, andiamo con lo strumento filtro, galleria sfocatura, scostamento e inclinazione. Andiamo ad aprire questo tool che ci permette di sfocare la nostra immagine. Sostanzialmente fra le due linee, queste qua più nette,
non introdurrà la sfocatura, mentre fra le linee continue e quelle tratteggiate introdurrà diciamo una sfumatura alla progressiva della sfocatura. Ok? Quindi noi con i nostri parametri di sfocatura andiamo ad aumentare la sfocatura dello sfondo. Qua andiamo a creare una transizione, ecco, con la linea tratteggiata che sia un pochino più credibile, tra virgolette. Ok? Quando siamo soddisfatti, pigiamo ok. Ovviamente qua non è venuto bellissimo, però ecco perché comunque non sono stato super preciso. E in generale questa foto qua magari non si presta molto ad una sfocatura dello sfondo molto spinta, ma comunque l'importante, vi ripeto, è che capiate il concetto. Dopodiché vado a duplicare ancora il livello, su un livello ulteriore vado ad introdurre un'ulteriore sfocatura sul livello, cioè sulla parte bassa dell'immagine. Ok? Ovviamente ci andrà a sfocare anche la parte superiore di nuovo, quindi se non vogliamo l'ulteriore sfocatura sopra, con la gomma andiamo a cancellarla in questo modo. Come vedete l'ha cancellata e rimane solo la parte sotto. Poi qua, se rimane qualche artefatto qui, come vedete, ci basterà andare con la gomma molto sfumata, durezza 0%, dimensione molto grande, a cancellare qua la bordatura fastidiosa. E sostanzialmente il gioco è bello che è fatto. Uniamo i nostri livelli e poi andiamo a fare lo stesso processo che vi ho fatto vedere prima. Quindi andiamo ad aggiungere, scusate, la sfumatura con un grigino. Quindi sfumatura. Poi punto luce col bianco. Poi dicevo, andiamo ad aggiungere il nostro punto luce. Lo trasformiamo, andiamo a posizionare dove ci interessa, insomma. Dopodiché uniamo di nuovo i livelli e andiamo a scurire l'immagine come vi ho fatto vedere. Luminosità, contrasto, abbassiamo di un 20-30% e con la gomma andiamo a togliere la luce da qua. Eccoci qua. Uniamo i livelli, ecco qua. Sostanzialmente, ragazzi, questo è il tipo di lavorazione che si fa con questo tipo di foto qua. Ovviamente qua ci sono delle imprecisioni, non sono stato proprio preciso al 100% perché volevo farvi vedere in maniera semplice come si fa. Poi pian piano voi, se vi mettete lì con un po' di pazienza e fare i contorni tutti precisi, otterrete dei risultati migliori. Però ecco, l'importante era farvi capire come funziona. Eccoci qua, qualche considerazione finale sulle nostre immagini. Ora, come avete visto, la tecnica non è particolarmente complessa, si richiede solo un po' di pazienza, di stare lì, diciamo, a trovare il giusto equilibrio fra tutte le componenti, fra i punti luce, le sfumature, le selezioni da fare in maniera certosina, le sfocature aggiunte, eccetera, eccetera. Però di base il concetto è molto semplice ed era una tecnica che viene utilizzata sostanzialmente anche nella fotografia di paesaggio e ritrattistica. E quello che vorrei dirvi però è che vi spiego sostanzialmente i motivi che mi hanno portato ad abbandonare questa tecnica, è che innanzitutto secondo me va a snaturare in maniera eccessiva le nostre immagini. Cioè, in rete si vedono lavorazioni molto simili, idee pressoché identiche, portate diciamo, all'estremo anche. Che fanno risultare la nostra foto quasi come una figurina, cioè sembra quasi finta. E secondo me questo non dà giustizia alla bellezza vera, intrinseca e selvaggia della natura, perché creare questo, diciamo,
filtri, da questi punti luce, queste luci hollywoodiane, tra virgolette, al nostro soggetto, umanizzarlo, renderlo quasi come fosse una fotografia fatta in studio, secondo me è proprio l'esatto contrario di quello che in realtà rappresenta la fotografia naturalistica. Quindi creare da un ambiente selvaggio effetti come questo, o questo qua, addirittura se, che ovviamente qua è esagerato su questo tipo di foto qua, ma vi assicuro che lo utilizzano, specialmente su alcune foto che si prestano, su un soggetto che magari, una foto che non volete buttare via perché ha un background molto incasinato, si utilizza anche queste sfocature molto spinte per staccare il soggetto e creare questi effetti qua, ma secondo me, dopo insomma qualche tempo che ho utilizzato questa tecnica, mi sono effettivamente reso conto che non ne vale assolutamente la pena, perché la natura, a mio modo di vedere, è perfetta così, è bellissima così, questa è l'originale. Secondo me, è mille volte meglio una foto così che racconta una storia, un ambiente, com'era, diciamo, nel momento in cui io ho scattato, che creare luci, artefatti, insomma, cose che non c'erano assolutamente nel momento in cui ho scattato. Spero di essermi spiegato. Io ovviamente non condanno nessuno, se voi volete utilizzare questa tecnica, io vi ho fatto il video apposta, la potrete utilizzare in maniera gratuita sui vostri scatti, fatene quello che volete. Io, come vi ho detto, l'ho abbandonata e sono fiero e felice di aver fatto questa decisione. Però poi l'importante è divertirsi, fate quello che preferite con le vostre immagini, l'importante è che vi appaghino e basta, insomma. Quindi spero di esservi stato utile, ci vediamo presto con un nuovo tutorial, con nuovi video, spero anche di riuscire a portarvi delle recensioni, qualcosa un po' sul campo, insomma vedremo i prossimi progetti, continuate a seguirmi e grazie per la visione, a presto.